in questo momento per noi non è tanto avere già in mente un oggetto da stampare, oltre a quello che già abbiamo e stampiamo, cioè il fischietto, ma la possibilità di coinvolgere ex alunni che quindi sono già nel mondo universitario interessati a questi argomenti e quindi coinvolgerli in un lavoro che potrebbe risultare poi interessante. La stampante 3D e tanti altri prodotti che possono essere assimilati, quelli che si chiamano terza rivoluzione industriale, penso all'Arduino, penso ad altre tante piccole cose, sono elementi di motivazione per il ragazzo, cioè il ragazzo è a volte distante dalla scuola e dai docenti. Questi elementi sono, suscitano curiosità, interesse e avvicinano il ragazzo, lo studente, ai docenti e quindi alla scuola, ne motivano un pochino il percorso e a volte servono proprio da avvicinamento per tutto quanto quello che è la didattica e la cultura in genere scolastica. Noi possiamo pensarlo in futuro come collegamento sia sugli aspetti di progettazione, di fabbricazione, di esperienza, di realizzo di manufatti e di prodotti ideati anche dai ragazzi, quindi con un investimento da parte loro anche di idee, di proposte che esulano quella che era la didattica tradizionale già un po' orientata dagli insegnanti, quindi che possano un pochettino sperimentare anche un apporto di idee nuove. Noi abbiamo usato la stampante per stamparci dei pezzi che ci servivano in laboratorio, ad esempio. Avevamo avuto delle sollecitazioni a stampare anche col cioccolato e ci siamo dedicati a mettere a punto la stampante che i ragazzi avevano montato in kit per stampare col cioccolato. I risultati non sono stati ancora accettabili.